Buonasera, e mentre risuona questa musica solenne qui in Coromon, vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Io sono sempre Glacial Sphere e siamo nella torre energetica, ed in teoria in questo episodio dovremo arrivare al cosiddetto famigerato titano di Coromon. Io vi invito subito a lasciare un bel mi piace, a commentare, ad iscrivervi e a condividere questo video a chiunque potrebbe piacere questo videogioco. Ora, vediamo di andare qui e fare questa cosa. Per prendere le varie chest. Eccoci qui. Presa. Torta combo. Io nel frattempo, tra una parte e l'altra, sono andato a curarmi i Pokémon, a raccogliere i frutti che avevo piantato negli scorsi episodi tramite il sistema di teletrasporto e a ripiantarne altri. E in più ho anche cambiato un membro della squadra, ho ripreso Buzzlet, a cui poi darò il condivido esperienza, perché vorrei farlo evolvere. Ok? Allora, da qui possiamo solamente tornare in su. Non possiamo mai andare giù da questa parte. Ok, mi ha fatto solo per prendere quello strumento. Va bene così. Allora, qui andiamo sopra. E sfidiamo questa allenatrice. Che abbiamo davanti? Digimon, va bene. Vediamo se varrà la pena fare scippo, in base a quanti Coromon ha. Aiutiamo a proteggere il titano con l'installazione di misure di sicurezza. Se qualcuno le bypassa, interveniamo noi. Va bene, Aldrien, ne ha due, non ne vale la pena. Ok. Sandscale, che ci abbassa l'attacco fisico. Insomma, contro questo tipo qui, Digmo non è il massimo. Proviamo a fare graffio, vediamo quanto li toglie. No, ok, non è assolutamente il massimo. Cambiamo subito Pokémon. Squadra. E mandiamo Fiddly. Vai. Palla di fango, non dovrebbe farci troppo. Però ci abbassa cosa? La velocità. Fiddly ha mangiato frutto verso, si concentra raddoppiando l'exp. Va bene. Raddoppia l'exp. Ho deciso di piantare frutti bear praticamente ovunque. Dai, però ho colpito solo una volta, ma che palle. E frutti Jumo mi sembra che si chiamino. Quelli che ripristinano il 50% di energia di DPS. Quindi sia quelli che danno l'esperienza, sia quelli che ripristinano i PS, che sono i due più utili, secondo me, da dare ai Coromon. Embeval? Non l'ho mai visto. Ah, l'evoluzione di Tizio, immagino. E penso che sia di fuoco, quindi sì, acqua e addio. Lapillo non dovrebbe farci troppo, è di fuoco, infatti. Tenaglia furiosa, vai. Quanto è forte questo tipo. Ha fatto 50 di danni con un solo colpo di un attacco che potrebbe farne 3. Vabbè, ha fatto anche un colpo critico, per carità. Ha preso un bordello di esperienza. Guarda. Va bene. Ha pure risvegliato il suo potenziale. Attacco fisico. Velocità. E direi punti potenza, vai. Punti energia. Petterbit al 18. O meglio, Patterbit al 18. Immagino che le misure di sicurezza siano più efficaci di me. Ok, abbiamo anche vinto dei soldi, che sono di più grazie al fatto che abbiamo Patterbit qui in squadra con noi. Torta combo, ottimo. Vediamo se c'è uno strumentino qui. Sì, torta PS. E direi di usarla subito questa torta PS, oltre alle conquiste. Arreca 50 danni a un singolo Coromon disintegrato. Possiamo anche riscattare questo, che è un Pigrogemma. Ah, perfetto, un'altra Pigrogemma. E poi vorrei usare una torta small, eccoci qui, su Fiddly. Ecco fatto, oltre a dargli un altro frutto. Magari diamogli un frutto Juba, questo. Perfetto, per curarsi in caso. Ora, qui sotto c'è una cesta che vorrei prendere. Ok, frutto bear. Poi, per scendere in maniera corretta, vabbè, è uguale, arriviamo sempre lì comunque. Qui dovremmo tornare indietro per prendere l'altra cesta. Cosa che faremo? Ah no, possiamo fare così, easy. 500 di oro che non si buttano via. Ok, da qui possiamo scendere da questa parte e tornare praticamente qui, se no andare direttamente qua. Strumentini qui no, strumentini qui no. Per andare qui sotto dovremmo fare così.
andare proprio su questo. Ok. Poi per arrivare lì basta fare così. Torta Dream, torta Focus, ok. E per arrivare lì su invece, per arrivare lì su dobbiamo fare tutto il giro per arrivare a prendere quella cesta che c'è lì di fianco. E dobbiamo arrivarci facendo così. Poi qui sopra non c'è nulla, poi facciamo così, poi... E da qui però ha un problema perché ci rispedisce sempre qui. Dobbiamo per forza andarci da un'altra parte perché se facciamo così, ma andiamo di nuovo qui. Se invece andiamo lì su, ci rispedisce di nuovo qui. Esattamente. L'unica nostra alternativa è andare qui. E da qui possiamo scendere qui. E riandare lì, quindi non è servito a nulla. Vorrei prendere quella cesta, e l'unico modo per prendere quella cesta è finire in quel quadrato lì vuoto da questa parte. No, in realtà l'unica maniera per arrivarci è passare da lì sopra, e l'unica maniera per arrivare lì, non è possibile arrivare lì in questo momento. Non è che magari verranno invertiti queste cose? Perché attualmente non è possibile arrivare lì. Almeno da quello che vedo. Ok. Vabbè, andiamo lì a questo punto. Però appunto non è possibile arrivarci, sbaglio. Cioè siamo qui. E una volta che siamo qui... non possiamo andare da nessuna parte perché di qua si fa così. Di qua ci rispedisce giù. Di qua ci rimanda qui. Di qua ci rimanda qui. E di lì uguale. Quindi in questo quadrato è impossibile fare qualsiasi cosa che non sia questa. E da qui. E da qui non è che sono delle leve da togliere, da schiacciare da qualche parte, però non mi sembra. E da qui possiamo far così ad arrivare qui sopra. E poi? Poi nient'altro perché si può far così arrivare qui. Ah, posso fare questo? No, ok, non posso farlo. Mi sembra strano che non si riesca a passare, però non è che ci sono delle leve da attivare. Ah, guarda lì sopra, aspetta. Questo cos'è? No, non è niente, ok. Qualcuno li spenga. Bisogna spegnerli, eh? Qui, magari? No. Beh, è tipo... impossibile arrivare dall'altra parte. Di qua non puoi andare, di qua puoi solo far così. Qui puoi andare sotto solamente. Qui puoi arrivare di nuovo qui. Però non serve a niente. Perché poi arrivi qua. Questo ti riporta di nuovo su. L'unico modo che hai per scendere è questo. Volendo puoi andare da questa parte. Però poi... Ah, ma c'è un'altra riga lì sotto. Non l'avevo vista. Era coperta dal muro. Ok, aspetta allora. Così e così. Era coperta dal muro. 800, ok. Ed ora posso andare tranquillamente qui. Immagino. Esatto. E prendere la strada che mi porta qua. Era più facile di quello che pensassi. Sta andando da Titano. Buona fortuna a superare il nostro sistema di sicurezza. Anche un'altra mi ha detto così, ma non è andata molto bene. La metto un po' la luce qui. Ok. Contro Brazzer. Base. Allora, lei quanti Coromon ha? Non ho visto. Però contro di lui non voglio rischiare. Andiamo subito di palla di sabbia che è super efficace. E facciamogli il danno che dobbiamo fargli. Rafforzatore, ottimo. Altra palla di sabbia. Ok.
Bene così. 23 per Digmon. Ne ha solo due, quindi non valeva la pena fare scippo. E Otoji è un Pokémon a cui non possiamo fare nulla per ora come super efficacia. Ok, possiamo però fargli sabbia. Può assorbire danni, ok. Però le bandi mettono la precisione, buono. Mannaggia il voodoo. E ha subito un danno, ok. Proviamo con artigli subdoli. Niente male. Maschera Boo. E può usare solo la mossa artigli subdoli, va bene. Non ho problema. Ottimi, altri succosi punti esperienza. Un altro obiettivo sbloccato. Ha sconfitto Ferni. Non possiamo disattivare le misure di sicurezza, neanche se volessimo. Ma ho il presentimento che riuscirei ad aggirarle tutte. Ok. Il titano è molto importante per Velua. Generiamo la maggior parte dell'energia che viene fornita agli abitanti di Velua dai temporali che il titano crea. Ok. Possiamo proseguire, lì abbiamo un altro tizio che c'è uno strumento invisibile sicuro, infatti, frammento di Fenice. Allora, possiamo continuare. Salve. Qui la maggior parte degli scienziati ha dei Coromon che li assistono nelle ricerche. Possono anche usarli nella lotta. Ok, lui ne ha tre, quindi vale la pena usare Scippo. Ti manda però. Ok, con lui possiamo usare Scippo tranquillamente. Non dovrebbe farci troppo danno. 269 appunto. Concentrazione, va bene. Scippo d'oro. Che poi è carino il fatto che quando usi Scippo esce l'immagine dell'allenatore per indicare che stai colpendo proprio lui, non il Pokémon. Guarda. Ok. Ed ora direi di cambiare Pokémon. Cambiare Coromon, volevo dire. Andiamo ora, che deve salire un po' di livello. Facciamolo sgranchire, va. Aroara, volevo dire. Beh, con tutta la probabilità che ha di colpo critico, questo si sente, eh. Usiamo morso gelato. Non troppo male, l'abbiamo fatto. E noi sanguiniamo. Usiamo ancora morso gelato. Serve che impari una mossa un po' più forte il nostro Aroara, eh. Aroara, attenzione. Aroara contro Aroara. Ci servirebbero delle mosse fuoco o pesanti che non abbiamo. Allora andiamo di graffio, per forza. Morso gelato non ci fa nulla, in teoria. Infatti. Altro graffio. Ah, pellice statica lui adesso, ok. Verremo paralizzati. A meno che usiamo Zampillo, però non dovrebbe essere molto efficace, vero? Infatti, quindi non ha molto senso. Cosa facciamo? Ci paralizziamo? Ci paralizziamo, dai, va bene. Oh, colpo critico, dai, che culo. Almeno sale di livello. Palla di neve, oh, finalmente. Lancia un'enorme palla di neve verso il nemico. Hanno probabilità del side effect chance di abbatterlo. Buono questo, tra l'altro è fisico, quindi è meglio di Zampillo, che per adesso non serve a niente. Disabilitiamo lui e mettiamo palla di neve. Better Beat al 19, ottimo. Probabilmente al 20 si evolve, spero. Usiamo palla di neve su di lui. Pugno elettrico, ok. Ah, colpisce più volte. Paralizzato non può muoversi. Sostituiamolo. Squadra. E mandiamo un sacrificio. Mandiamo Armado. No, 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 aspetta. Mandiamo Fiddly. Vai. Ghostlime dovrebbe essere tipo normale, da quello che ricordo. Disabilita. Non penso abbia effetto
Infedra è immune, infatti, non ha usato nessuna mossa. Ah, no, tipo elettro, perfetto. Quindi graffio e addio. Tranto appiccicoso. La velocità diminuita, interessante. Colpo di fulmine, mannaggia, questo mi sa che ce lo ammazza. Non mi ricordavo che fosse di tipo elettro lui. Facciamo prendere punti esperienza Patterbit allora, va. E vai di pugno propulsore. Ole. Beh, i miei Coromon sono molto più bravini. Bravi in scienze dei tuoi comunque. Ok. Mi ho guadagnato un sacco di punti. Il problema è che Fidrio è morto. Ed è uno dei nostri più forti. Quello è un po' un problema. Abbiamo preso qualcosa però qui. Ok, 2500 di oro. Niente male. Niente male. Però un po' un problema questo. Anche se possiamo andare al quarto piano. Checkpoint raggiunto. E proviamo ad andare avanti un po' con questi Coromon che abbiamo. Il fatto è che lui non ha nemmeno potuto usare il suo frutto perché è stato shottato. Posso usare i frutti? Aspettate, posso usare i frutti al posto di darglieli? Vediamo. No, posso solo darglieli, non posso usarli. Quindi la paralisi lui se la tiene. Bene, che abbiamo qui? Signor Mente? Un nuovo sfidante? Prego, entra pure. Salve, stai cercando di raggiungere la cima della torre energetica, presumo. Beh, dovrai prima superare la mia sfida. Faresti meglio tornare indietro perché non decifrerai mai il mio codice. Non vado da nessuna parte, accetto la tua sfida. Ok, se lo dici tu, vieni, seguimi allora. Ecco che faremo, inserirò un codice nel mio computer selezionando 4 colori e tu cercherai di decifrare questo codice in 10 tentativi o meno. Ti ho appena messo i fusibili colorati in tasca e non l'hai nemmeno notato. Come mai potresti decifrare il mio codice? Non guardarmi in quel modo, dovresti ringraziarmi. Ti servono per inserire il tuo codice. Devi inserire 4 fusibili nelle prese di questa porta e poi... Per rimettere il codice che pensi sia giusto, basta che premi questo pulsante rosso. Dopodiché una corrente passerà attraverso la porta. Se i fusibili sono nella posizione corretta, la porta si aprirà. Ma non credo proprio che succederà. Questa schermata indica quanti fusibili sono al posto giusto, quanti nella posizione sbagliata o se non sono presenti affatto. La spunta verde indica il fusibile corretto, le frecce arancioni indicano una posizione sbagliata e la croce rossa indica che i fusibili non fanno parte del mio codice. Magari ti sembra facilissimo, eh? Non preoccuparti, te la farò vedere io. Ok. È tutto. Non è ancora troppo tardi per arrenderti. Adesso inserisco il codice, non sbirciare. Ora tocca a te. Fai tutti i tentativi necessari, tanto non riuscirai mai a scoprire il codice. Ok, è un vero indovinello questo? È una roba a caso? Mi sa che è un vero rompicapo. Mi sa che è davvero un vero rompicapo questo. Cacchio però, quanti colori sono. Iniziamo a capire quali colori ci sono. Mettiamo il verde. C'è modo di capirlo magari dall'ambiente? Non credo, sarebbe una stupidata, no? Mettiamo il rosso. Il blu. E l'arancione. Ok, il verde è giusto come nel primo. No, aspetta, non ho capito. Ah, ok, 3 sono sbagliati e 1 non c'è proprio. Ma va a capire qual è. Cacchio. Uno di questi non c'è proprio. Lasciamo il verde. E mettiamo il giallo. Il viola. E il rosso alla fine. Ok, uno è giusto. Pensavi che sarei rimasto più a guardare? Aumentiamo un po' la difficoltà, ma come? Ah, ora non puoi ricontrollare i tentativi precedenti. No, aspetta.
Ok, uno di queste giuste non può essere il verde. Un attimo. Uno di queste giuste non può essere il verde perché l'abbiamo già messo prima e erano tutti sbagliati. Quindi nel primo. Uno di quei tre è giusto. Giallo nel secondo. Può essere il giallo. Può essere viola. E può essere anche il rosso. Perché il rosso poteva essere uno di quelli che abbiamo messo prima, ma che era nella posizione sbagliata. Quindi proviamo a lasciare il rosso. E cambiamo il verde. Ma vaffanculo, va. Cambiamo il verde e mettiamo l'arancione. Ok, era sempre uno giusto, uno sbagliato e due di questi non ci sono. Ah, ora però adesso me li fa vedere. Ah, ok, me li fa vedere. Ok, allora è possibile fare qualcosa di sensato. Allora. Qui uno è ancora giusto, quindi uno tra il giallo e il viola è giusto, per forza. Oppure anche il rosso, in realtà. Poi abbiamo messo l'arancione, abbiamo tolto il verde e ci hanno detto no, ora sono due che non ci sono. Quindi questo non c'è. L'arancione non c'è. Mi servirebbe qualcosa per segnare, un qualcosa per scrivere, perché così è un po' difficile. Allora, l'arancione non c'è. E uno di questi qui è giusto. Ok, infatti l'arancione anche nel primo l'avevo messo e mi diceva che ne uno non c'era. Però adesso mi dice che due non ci sono. Le due non ci sono di questi colori, vuol dire che. Scusatemi, eh. Vuol dire che uno tra il verde, il giallo, il viola e il rosso non ci sono. Perché l'arancione non c'è, l'abbiamo eliminato. Ok. Ok. E lì si è mantenuta la posizione giusta. Quindi l'arancione lo togliamo. Questo lo tolgo, non va bene. Poi dobbiamo scoprire quali sono quelli che non ci sono, prima di tutto. Quelli che non ci sono. Nel primo ho usato l'arancione, ok, che non c'era ed era quello che mi segnava, quindi ci sono sia il blu che il rosso che il verde. Blu, rosso e verde ci sono. Blu, quindi il rosso c'è. L'arancione non c'è. Lì mi segnava che ce n'era uno che non c'era. Uno tra giallo, uno tra arancione, uno tra giallo e viola non c'è. Ok? Perché nel primo mi segnava che ne avevo due, che non c'è, mi segnava che ce n'era solo uno che non c'era, e ora sappiamo anche l'arancione. Quindi il rosso c'è, e se il rosso c'è, e nel terzo tentativo che abbiamo fatto, l'arancione non c'è, me ne manca uno che c'è, uno che non c'è, ed è tra giallo e viola. Proviamo a togliere il giallo. Può darsi che il rosso sia quello giusto. Cioè, proviamo a togliere il viola. E qui dentro ci mettiamo. L'arancione abbiamo detto che non c'è, ci mettiamo il blu nella terza. Però no, nella terza non ci mettiamo il blu perché sopra abbiamo visto che erano tutti sbagliati. Quindi qui il blu non ci va di sicuro. Proviamo a metterlo nel primo il blu. Ok? E in questo ci mettiamo il verde. Ok? Scopriamolo. Ora sono due giusti. È ancora troppo facile. Oh, ecco. E se premo questo pulsante, aspetta, aspetta un attimo. Due sono giusti, però. Ne abbiamo cambiati due. Immagino che il rosso alla fine sia giusto. Il rosso alla fine è quello giusto. Poi il giallo non è quello giusto lì, perché l'abbiamo messo anche prima. L'abbiamo lasciato ed è aumentato. Quindi uno tra blu e verde è giusto. E questi sono i quattro colori che ci sono. Dobbiamo solamente invertire l'ordine. Ok, dobbiamo invertire l'ordine
E il giallo non è giusto, sicuro. Uno tra verde e blu è giusto. No, dai. Stronzo. Si vede niente. Posso mettergli il cappellino? Oggetti. Il cappellino da minatore? Vai. Allora. Tu dici qualcosa ora che ho il cappellino? No, mi spiega solamente. Ok, però noi sappiamo che il rosso è giusto. Uno tra il blu e il verde è giusto e il giallo è sbagliato, quindi il giallo lo togliamo. Proviamo a cambiare questi due. Mettiamo il giallo all'inizio e il blu qui. E quattro sbagliati. No, aspetta, c'è qualcosa che non va. Allora il giallo era giusto nel secondo. Il giallo nel secondo, allora era quello che era giusto, non il rosso. Il giallo è giusto nel secondo. Per forza. Ok, questo l'abbiamo beccato. Poi, qui mi diceva che due erano giusti. Il blu potrebbe essere il blu. Perché abbiamo mantenuto il verde, erano tutti sbagliati, quindi il blu all'inizio è giusto. Ok. E questi due sono da invertire allora. Mettiamo il fusibile rosso come terzo e il verde come quarto. Il resto è giusto. Troppo bravo. Quanti tentativi? 4, 5? Ha già decifrato il mio codice? Non posso crederci. Mi riprendo quel fusibile. Mi sa che ci sono andato troppo leggero con te. Solo fortuna. La prossima volta sarà ancora più difficile. Non mi batterei più, aspetta e vedrai. Cappellino da minatore MVP. Andiamo a toglierlo. Buono. Ok, possiamo proseguire. Qui abbiamo strumenti, no? Andiamo. Nada. Ok, quella situazione si fa complessa. Con calma. Abbiamo una H qui. Che se chiudiamo si apre là sopra, ok. Ci saranno altre H in giro, no? E c'è una I. Possiamo andare solo da questa parte per ora. Potremmo andare di sotto per non fare nulla. No, per andare là. Ok. Mentre si può andare solo qui sopra ora. Salve. Ho contribuito a progettare l'impianto di sicurezza di questo piano. Come ti sembra? Efficace? Alla faccia! Allora, Patterbit. Con l'attacco overclockato, questo è da tirar giù subito, eh. Tonde. Cambiare immediatamente quando manda sonde. Mandiamo Aurora. Aurora, volevo dire. Mio propulsore dovrebbe resistere e però l'attacco overclockato sto tipo. Allora, palla di neve. Bella l'animazione, bello anche il danno. Digimon al 24, ottimo. E Patterbit ha risvegliato il suo potenziale, vai. Attacco speciale. PS, no, PS no, velocità. E va bene, PS, anzi PE. Digimon. Mi servirebbe un attacco di tipo acqua, però non ce l'ho. Userò un'altra palla di neve. Ok, non mi fa fuggire, va bene.
Sono soddisfatto di questo danno, sinceramente. Sono molto soddisfatto. Gli ho rubato il frutto canula, lui. Ottimo. Tiriamoci sull'attacco fisico. Un po' di difesa, in realtà. Dovremmo tirar su, Butter Beetle 20. Forse dovrei impegnarmi ad affinare le mie abilità combattive. Ok, abbiamo ottenuto anche un bel po' di soldi. Evoluzione? No, niente evoluzione. Mossa istantanea, la mossa EMP da un Coromon. Ok. Però qui dentro non c'è nulla da fare. La leva della A dov'è? Posso passare lassù un attimo? Scusate, qui. Ah, è aperto, ok. Leva della H. Buono, e qui c'è una leva della A. Però io ho i Coromon messi malissimo. Dato che sto praticamente usando solo questi tre per combattere. Devo far così. Taglio e ci rivediamo qua con i Pokémon curati. Con i Coromon curati. Rieccoci tornati qui. Ho curato i miei Coromon, eccoli. E ho dato il condivido di esperienza a Buzzlet. Vorrei provare a far combattere il nostro... come si chiama? Patterbit. Ogni tanto ora, senza condividere esperienza. Andiamo ad attivare l'H e andiamo a fare quindi questa parte di livello, dai. Vediamo quanti Coromon ha lei. Basta scervellarsi per aggirare l'impianto di sicurezza. Fai una pausa. Stai calma. 3, ok, vale la pena fare scippo. Con Embaval però. Dai, proviamo, vediamo cosa fa. Sono tanti soldi però, è torcia umana. Bello. Miccia. Mi ha scottato? Sì. Infame. Ceppo d'oro. Torcia umana ancora, ok. Ed ora cambia un Pokémon. Cambia un Coromon, volevo dire. Vai, Fiddly. Tutto tuo. La pillo non mi farà niente. Esatto. E io invece con Tenaglia Furiosa ti disintegrerò. Colpo critico, tra l'altro. Ottimo. Livello 24 per Fiddly. Buzzlet al 13, giustamente. Sheartooth. Ah, questa ha tutte le seconde evoluzioni? Allora, contro di lui servirebbe una mossa di tipo buio che io non ho. Se no... Cioè che avrei quell'altro però. Se no devo andare proprio di graffio. Ok, tanca il danno, ma comunque ho un attacco molto alto, quindi va bene. No, ho sbagliato, non volevo fare Tenaglia Furiosa. Soprattutto perché colpisce una volta. Raffica spumeggiante. Che danni però. Alla faccia. Ok, bro, bella per il frutto. Graffio. Bene, Zampillo. E graffio di nuovo. Buono. Buzzlet al 14. Aroara, eccolo qui. Infatti aveva tutti i secondi stabili di starter. Contro Aroara. Serie rovi del fuoco. Cosa che non ho. Manderò il mio di Aroara. 6 livelli sopra. Direi che va più che bene. Vendetta, ma non ti ho colpito. Ah, cacchio, però è vero. Vendetta fa male comunque. Useremo graffio. Mi ha rubato il frutto, vabbè, tanto l'avevo rubato a mia volta. Graffio.
Continua a farmi molto male il suo zampillo. Perché fa danno in base al livello del Pokémon che colpisce. Buono colpo critico. Fidrill al 25. E ha sbloccato Spruzzo. Ok, Spruzzo è un nemico con gocce d'acqua ad altissima velocità da 1-3 volte. Fisico? È meglio di Tenaglia Furiosa? Sì, è meglio. Via, togliamo Tenaglia Furiosa e mettiamo Spruzzo. No, abilità. E Buzzlet ha rivelato il suo potenziale. Attacco speciale. Velocità. E PS. Due obiettivi sbloccati, ok. Ti immagini come sarebbe lavorare all'ultimo piano? Se ci arrivassi all'ultimo piano sarebbe già interessante, eh. Sarebbe già bello arrivarci all'ultimo piano. Qui abbiamo un torto attacco fisico. La leva dell'acqua che dobbiamo attivare. Ed ora possiamo andare di sotto. Perché abbiamo una cesta. Pietra di Fenice. Revitalizzante max sarebbe. Intanto riscattiamo questo e questo. Ottimo. Mossa istantanea 16 per 1. È stato aggiunto al tuo inventario. Ok. Io però volevo vedere l'oggetto Pietra di Fenice. Sì, revitalizzante max. Ok. A me interessa però curare un pochettino ora i miei Coromon. Quindi torta PS, vai. A te. A te. A te. A te. Di nuovo. Vai. Buono. Poi daremo il frutto per la scottatura. Eccolo qua, dai. Ah, lui, sì. Così che se la tolga alla prima occasione utile. Ora, qui possiamo usare due leve. Se attiviamo questa si potrà andare lassù, immagino. Era qui, no? Che c'era... No, era da un'altra parte. Tra l'altro qui non si può passare. Forse era di là. Aspettate, eh. E infatti è di là. Ah, però non posso passare, mi serve la lettera e la H. Scusami, eh. Lì c'è la A, qui c'è la D. Dov'è che io ho mai usato la lettera della D? Sbaglio, non ho mai usato la lettera D, io. Perché non mi lascia passare, allora? Si è bloccata con la A? Ma non credo. Ma scusatemi. La lettera H è lì fuori. Posso passare? No. È rimasto bloccato dentro per sempre. Levetta A, scusami, eh. E la levetta A mi fa passare qui sotto. Tiriamo su questa levetta. Non posso uscire comunque. Ah, ok, ora posso andare lì. H. Buono. Ed ora posso riuscire di nuovo. Abbiamo abbassato la F, però. Aspetta. Devo abbassare questa ora. E andare di qua. Ok. Ci siamo. Ora mi servirebbero la E e la D. La F l'abbiamo aperta. La E è aperta. La I è aperta. La E è aperta. Potrei aprire la A. Dovrei aprire la A. Quindi dovrei aprire la H di nuovo. Però se apro la H poi non esco più, quindi non ha molto senso. No, potrei farlo da qui. Però mi si blocca questa. Allora. Perché a me serve arrivare a quella ala. Ah, ma là non è la porta. Sono stupido. Sono davvero stupido. Ok, G. E arriviamo di nuovo lassù. Io pensavo che là fosse la porta, invece era la G la porta, giustamente. Sfidiamo questo allenatore. Dove portano tutti questi Tapirulan? Leslie, che ha 4 Pokémon, quindi... Oh, e parti con lui. L'ideale. L'ideale per fare scippo.
Qua ci facciamo tanto di queste valde, ragazze. Pugno furioso non dovrebbe farci nulla. Esatto. Vai. Rigenerazione, insomma, mette la difesa. E altro scippo d'oro. I soldi più facili della mia vita. Buono. Ed ora possiamo abbatterlo. Graffio. Guarda che danno che gli facciamo. Direi anche di cambiare Pokémon. O meglio, Coromon. Mandiamo Araora. Anzi, mandiamo Patterbit. Facciamolo combattere un po' questo Patterbit, eh. Vai con sonde. Questo continua a usare ricostruzione, che guarda, proprio una merda di mossa. Pugno propulsore. Vediamo quanto li facciamo. Ha tipo P4 o P5 di difesa lui, eh. Però un po' di danno li abbiamo fatto. Vai, pugno propulsore. Oh, deve riposare finalmente. Facciamo molto poco danno, infatti. È stato abbattuto, va bene, me ne faccio poco. Ottimo. Mubi se n'è andato. Non abbiamo guadagnato praticamente niente di esperienza. Buzzer. Ok, questo è un problema. Questo è un problema. Non abbiamo nemmeno mosse, tra l'altro, da farmi. Facciamo di sonde e poi sostituiamolo. Adesso funziona anche questa cosa. Taser. Vabbè, me lo paralizza, non è un problema. Ora squadra, vai Digmo. Colpo di fulmine, non mi fa nulla, perfetto. Palla di sabbia. Funzionano le sonde? Non mi sembra che funzionino. Sa che non funziona fare questa cosa. Graffio. Buzzer al 15, ottimo. E ha imparato colpo di fulmine finalmente. Patterbit. Che fa overclock, mannaggia lui. Artigli subdoli. Questo farà male. È solo una volta però, ma che palle. Dai, artigli subdoli, colpisce almeno due volte. Ole. per Digmo, ottimo. Fidley. Fidley, cambiamo ovviamente Pokémon, perché questo ce lo shot, ma andiamo Araora. Aruara lì. Ci ha provato a colpirci con un attacco di tipo acqua, eh. Ci ha provato. Noi con palla di neve dovremmo shottarlo. Anche se è ben riposato, vediamo, eh. Quasi. Quasi. Però l'ho abbattuto. Ottimo. Aruara sta diventando una bestia comunque, fortissima. Digmo ha risvegliato parte del suo potenziale. Continuiamo con l'attacco e la velocità. Sono la nuova stagista. Quindi. Ma come sono la nuova stagista? Che è palesemente un vecchietto. Vabbè. Quindi non ho ancora idea di come muovermi. Va bene. Possiamo attivare lei. Prendere questo strumento. Mossa istantanea, urlo. Ok. Abbiamo attivato la E, quindi possiamo scendere. Abbiamo chiuso la E lì, però non l'abbiamo aperta qui sotto. E c'è un altro allenatore. Come sono messi i Coromon? Diamo degli, dei frutti, va. Dai, oggetto. Diamogli un frutto giuba. A lui diamogli un frutto di quelli dell'esperienza. Bear. Anche a te. Vai.
E si va. Ehi, combattiamo per la scienza. Ok. Ti mando in campo. Gilduing. Che è debole, ha niente di quello che abbiamo noi. Però abbiamo abbastanza danni. Cioè, possiamo fargli molti danni, eh. Niente male. Colata. E poi una bella palla di sabbia. Ottimo. Buzzer età 16. Buzzer. Palla di sabbia. Come vedete, gli ha fatto un danno simile a quello che abbiamo fatto prima, a cui avevamo messo sonde, però. Quindi sonde non funziona sostituendo il Pokémon. Deve essere nel turno immediatamente successivo. Dai, mi ha paralizzato, ma che merda. Però perlomeno prende un altro livello di Digimon. Questa esulta quando è stata sconfitta. Boh, va bene. È stato illuminante, assicuro. Pietra di Fenice. Torta PS media. Torta P media. Un botto di roba. Attiviamo la I. E possiamo scendere lì. Ora dobbiamo attivare però anche la G. O sbaglio? E la G è là. Quindi dobbiamo andarci tramite... Beh, basta andare lì, no? In teoria. Così. Vai. Per l'appunto. Ora basta uscire da qui. Se si riesce, magari. Allora, ad uscire. Ok. E si può passare sotto. Dobbiamo attivare anche la F. La F dov'è? È lì. Quindi bisogna attivare la A. Per attivare la A dobbiamo prima di tutto attivare la H. Ok. E la leva della A è di qua. Ok, dovrebbe essere. Dovrebbe aver funzionato, spero. Sì. E da qui possiamo attivare poi la leva della F. Ma non dirmi che dobbiamo andare in ordine all'indietro, cioè basta, no? I, G, F. Ok, buon, perfetto. È fatto. Controlliamo se ci sono strumenti invisibili nelle piante. No, ok. Quinto piano raggiunto. Alla faccia! O meglio, sesto piano raggiunto. Cosa ci fai qui? Identificati! Certo, ecco qua. Ah, sei Glacial, le mie scuse, ma non assomigli per niente alla descrizione di Rigel. Ok? Sei qui per raccogliere un po' dell'essenza del Voltgar, giusto? Beh, sei quasi arrivato. Ancora un ascensore. Lascia che ti ricordi del nostro sistema di checkpoint. Osserva bene. Grazie, lo sapevo. Conveniente, eh? Ah, se penso che stanno mandando nuovamente qualcuno a raccogliere le essenze, spero proprio che tu abbia abbastanza torte Coromon. Ok? Dammi questa roba. Mi chiamo Lux. Allora, parliamoci chiaro. Qui probabilmente ci sarà il boss. Ok? Qui probabilmente ci sarà il boss. Io ho due Coromon paralizzati. E uno messo male. Però probabilmente già solo con questi due potrei farcela. Però se è un Coromon di tipo elettro mi serve Digimon. Quindi... Io taglio, curo perché non voglio sprecare strumenti e torno qui. Rieccoci qui. Ho curato i miei Coromon, sono pronti alla battaglia. Penso ci sarà una battaglia e non penso si potrà catturare, sinceramente. Già che ci sono salvo, che è da un po' che non salvo. Eccoci qua, salvato. E andiamo. Ok. Siamo schiacciati sul soffitto. Non sono io che mi sto muovendo qui, eh. Comparirà. Eccolo. Che succede? Qualcun altro che cerca la mia essenza? Ma parla! È intelligente. L'ultimo morso non ti è bastato?
Io sono qui per garantire la tua sicurezza. Ci sono, oserei dire, è il contrario. È già abbastanza brutto essere legati a questa forma fisica inferiore. Devi infastidirmi e pungolarmi con il tuo capriccio proprio ora? Tu conoscerai il potere del dominatore delle tempeste. Ok. Stai affrontando Voltgar. Posso catturarlo? Le tempeste che imperversano Velua? Pensi che siano venute per caso? Sono il mio. Ok. Voglio provare a catturarlo. Per vedere se posso farlo perlomeno. Ok, non ti ha permesso farlo qui. Perfetto. Quindi si deve tirar giù. Scippo? No, non penso funzioni. Lui sarà di tipo elettro, infatti. Prenderà doppio danno da questa mossa. Vai. Palla di sabbia. Siamo anche più veloci. Quello è il suo essere molto efficace. Elettrizzatore. Sì, ma 416 HP, l'ho visto adesso. Voltgar si carica. Altra palla di sabbia. Speriamo di diminuirgli anche la precisione. Niente. Pugno fulminante. Quanto danno ci fa? Ok, non tanto per fortuna. Non ci ha paralizzati. Altra palla di sabbia. Un droppino della precisione? No, eh. Però sembra che debba caricarsi ogni volta per tirare un colpo. Quindi potremmo forse avere una chance. Muro di scintille? Aumenta la sua difesa? O forse se proviamo ad attaccarlo in maniera fisica veniamo colpiti dal muro? Perché per adesso stiamo usando solo attacchi speciali. Colpo di fulmine. Questo fa male. E l'energia ci è scesa di 4 punti. Ah, pensavi fosse quasi finita? Le mie tempeste mi purificheranno dai tuoi miseri colpi, non andremo che si ricarica. Si è riempito di particelle statiche. Guarda il potere del dominatore delle tempeste. Queste particelle statiche renderanno più difficile il movimento dei tuoi Coromon. Ah, sono più lenti ora, immagino. No, costano di più le mosse. Phaser, quanto mi fa? No, mi paralizza, dannato. Infatti non posso usarlo ora. Devo riposare. Colpo di fulmine. Ok. Andiamo di palla di sabbia di nuovo. Elettrizzazione, lui usa, va bene. Questa nuova nave lotta per contenere tutto il mio potere. Cosa fa Fiddly? Mi ha paralizzato. Madonna, mi ha paralizzato i tre più buoni che ho. Ma scusa. Ora devo capire se ha preso i primi tre della squadra. Ok. Oppure se ha preso i tre con il livello più alto. Perché è questo da capire. Beh, mandiamo Arara. Aroara, volevo dire. Palla di neve. Questo dovrebbe fargli male in teoria, eh? Abbastanza, no, niente. Altra palla di neve. Spero che non rimanga paralizzato però il mio. Appunto. Questa è un po' una stronzata però. Che mi avevo paralizzato anche gli altri Pokémon della squadra. Questo farà un male. Però non è morto. Ma il mio paralizzato non può muoversi, questo è un problema. Vabbè, ma mi ha scammato tre turni, cioè non va bene. Mi ha letteralmente scammato tre turni. E dopo ora muore, ovviamente. Non può farci nulla. Vabbè, su queste sono cose da sapere prima, però. Per fare una vera e propria battaglia sensata. Cioè, lui si mangia frutti berman, non cambierà nulla. Usiamo. Aspetta, spruzzo? Gli fa 25 danni in teoria. Pugno fulminante ci sciotta. Sì, niente. Questo è proprio inutile da portare contro Voltgar. Mandiamo Butterbeat un secondo. E allora, proviamo a usare sonde e vedere se riusciamo a fargli un attacco.
Prima che lui. No, Super Pugno ci ammazza subito. Non lo reggeremo mai con Patterbit. Niente. Allora, ma andiamo armato. Lui non ha niente, vero? Taglio profondo, ma. Taglio profondo potrebbe fargli un po' di male in realtà, però. Vorrei usare squadra, no, oggetti. Vorrei usare degli oggetti. Lui ora si deve ricaricare. Quindi. Frammento di Fenice, ne abbiamo 13, va bene, dai, usiamoli. Usiamolo su Digimon. Ok, lui si sta ricaricando e non riesce a muoversi. E a questo punto noi usiamo un altro strumento. Oggetti. Torta M su Digimon. Ah, ok, ora si deve ricaricare pure lui. E a questo punto, squadra, oggetti. Non posso dare degli oggetti durante la lotta, vero? No, ovviamente. Proviamo a colpirlo. Taglio profondo. Ok, elettrizzazione, non ci attacca. Se non sbaglio, taglio profondo può anche sanguinare, far sanguinare. Ok, buono, sta sanguinando. E l'attacco fisico aumenta di Armado. Vai Armado. Pugno fulminante. Vediamo se ci sciotta. Sì. Va bene. Hai fatto il tuo Armado. Ora sanguina. Ottimo. Sanguini. Gronderai. Allora. La citazione. Usiamo Spalla di Sabbia ovviamente. La mossa che gli fa più danno. Che abbiamo. Colpo critico tra l'altro. Taser. E ci paralizza. Infame. E non posso usare di nuovo la sabbia, devo riposare. Però lui sanguina in teoria, no? Super pugno, cacchio. Però poi si deve ricaricare. Attenzione, eh. Vai, palla di sabbia. Ma porco cane. La paralisi è troppo forte qui, cioè. Disco elettrico, cosa fa? Ah, potevo colpire più volte. Mi fa scendere comunque l'energia. Ok, la palla di sabbia è arrivata. Altra palla di sabbia. Super pugno. Ok, lui qua deve ricaricarsi. Noi abbiamo ancora un Coromon. Ok. Buzzlet. Non penso abbiamo mosse. No, con colpo di fulmine non gli faremo, non gli faremo niente. Possiamo ancora fare questo, oggetti. Frammento di Fenice. Digimon. Lui si sta ricaricando. Oggetti. Torta M. Digimon. Ed ora ci usa Taser, va bene. Però siamo immuni noi. Usiamo il colpo di fulmine. Ah, fa un pisolino ora, eh. Hai finito anche te i tuoi colpi. Non gli faremo niente, però gli abbassiamo perlomeno i punti. Almeno quello. Super pugno, ottimo. Questo si deve ricaricare. Questo va proprio a nostro favore. Addio Buzzlet, sei stato utilissimo. Ed ora tocca a Digimon finire la faccenda. Palla di sabbia. Addio Voltgar. Guardate quanti punti esperienza hanno preso tutti. Quelli che hanno mangiato il frutto ne hanno preso il doppio. Aro Arasal al 25. Armado al 17. E impara colpo tattico. Ok. Usa ultra l'avversario con moderazione, lasciandolo con almeno un PS quando il bersaglio ha più di un PS. Passo finale praticamente. Però quando sei un PS ti ammazza. Ok. Può essere utile. Al posto di Segugio sicuramente che. Non ha senso avere. Oh, e si evolve pure Buzzlet da morto. Vai. E riusciamo ad avere anche quel Pokémon lì che è abbastanza forte in realtà. Buzzlet si evolve in Buzzer. O Brazzer per gli amici. Ha risvegliato pure parte del suo potenziale, tirando su l'attacco e la velocità. Anzi, Pie. Per questo è Pie.
Pugno volante sbloccato per chi? Ah, per Patterbit. Dal 5 al nemico in faccia. Possibilità di renderlo confuso. Buono. Però è sempre fisico, mentre questo Patterbit è speciale. Reset totale è abbastanza useless. Colpo è useless nel momento in cui abbiamo pugno propulsore, specialmente nel momento in cui abbiamo pugno volante. Quindi colpo lo togliamo e mettiamo pugno volante. Ah, però P8, no, aspetta, allora un secondo. Un attimo. Disabilita questo. Togliamo reset totale, mettiamo colpo e pugno volante. Vai. No, perché altrimenti qua è un'altra cosa. Devi ancora crescere. Ma avverto un grande potenziale. Potenziale elettrico. Vai allora, prendi la mia essenza, ma falla valere questa volta. Essenza elettrica per uno. Ora vi attendono i miei fratelli. Quanto a me, quanto a quel che non puoi fare che... No, ho bisogno di ricaricarmi. La tempesta mi richiama. Muoverci liberamente qui dentro. Non penso ci siano oggetti nascosti, nemmeno dove è andato via lui, infatti. E possiamo quindi tornare giù. Bella questa boss fight, eh? Bella e impegnativa. Bello, Coromon, mi sta piacendo davvero tanto. Salve, Rigel, come va? Ciao, Glacial, ho appena saputo che cosa è successo a Thomas. Va tutto bene alla torre energetica? I rapitori hanno raggiunto Voltgar? Non c'è traccia di loro. Devono essere andati da qualche altra parte. Deve essere proprio successo qualcosa di brutto. Arrivo subito. Allora, potresti incontrare me e Nicola al laboratorio Buzzlet? Dobbiamo discutere della nostra prossima mossa. Certo, arrivo subito. D'accordo, ci vediamo lì. Splendidi speranza. Splendidi speranza. Ok, dobbiamo quindi tornare al laboratorio. Va bene, tu non dici niente di interessante. Anche se ho appena tipo sconfitto un titano davanti a te. Ritorniamo al primo piano. Con tutti i nostri Coromon praticamente disintegrati. Eccoci qui. Torniamo al centro Pokémon e l'episodio finirà qui. Quindi io vi invito già a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, a commentare facendomi sapere come avete sconfitto voi Voltgar e come è andata appunto voi, se è andata meglio o peggio rispetto a me. Difficile che sia andata peggio. Anche perché avevo due Pokémon, avevo tre Pokémon da usare contro di lui, di cui uno che è stato shottato con un colpo perché era di tipo acqua. Un altro che è stato paralizzato e per tre turni non ho potuto attaccare. Quindi è andata un po' così. Perlomeno avevo Moffett, Digmo volevo dire, che è stato incredibile. Prendiamoci le conquiste. Ecco fatto. Riscatta. Ok, torta attacca. Torta attacco. Spinner fuoco, niente male. E detto ciò, il video finisce qui. Quindi ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.